Lautaro, terzo gol in quattro partite di Serie A contro il Napoli. Nella tua rete c'era anche tutta la grinta, no? Della squadra che ha voluto vincerla dal primo al novantesimo. Sì. Settimana abbiamo parlato dopo il partito di Genova e niente, volevamo vincere questa partita per stare lì al secondo posto. Sappiamo che un altro ha vinto questo campionato e niente, volevamo arrivare lo più alto possibile. Domande da studio? Sì, io Lautaro Martinez voglio chiedere una cosa semplice. Questo è il gol più bello che hai fatto in Italia? No, questo è stato un gol bello, ma ho fatto uno a Madrid con Atletico Madrid, una delle mie prime partite, dopo a Dortmund in Champions League, è stato bello, a Praga, è stato tanto, è difficile. Bere uno bello, ma questo è stato bello, sono contento. Ora Lautaro, ci si gioca al secondo posto direttamente contro l'Atalanta Bergamo. Ti chiedo come ci arriva l'Inter dopo questa vittoria? Arriviamo bene, dobbiamo recuperare adesso, dobbiamo lavorare, dobbiamo preparare la partita in questi due giorni che abbiamo avanti e niente, arrivare il meglio possibile così. E facciamo lo che mister chiede, lo che dobbiamo fare per vincere e portare tre punti a casa. Grazie. Prego, grazie. Borja, direi che puoi festeggiare al meglio la tua centesima presenza in tutte le competizioni con la maglia dell'Inter. Sì, non c'è più bello che una vittoria, credo che meritata. Loro hanno fatto una bella partita, ci hanno messo a volte in difficoltà, però alla fine siamo riusciti a portare i tre punti e 100 presenze con l'Inter, è tutto un onore per me. Domande da studio per Borja, riporto io. Guarda, io a Borja faccio solo i complimenti, onestamente hai trovato una sorta di elisir della giovinezza, perché sei davvero straordinario anche oggi in situazioni complicate, difficili, hai sempre fatto la scelta giusta, lo dicevo prima in trasmissione, sembra che tu sei in grado di rallentare il tempo quando tutto diventa frenetico. Da parte nostra solo i complimenti per tutto quello che hai fatto e che stai facendo. No, grazie mille, sì, ci provo a fare questo e questo che anche a volte il mister mi chiede di fare quando la partita è già siamo davanti con il risultato, abbassarmi, iniziare a gestire più la partita, a giocare con i centrocampisti, avere un po' più di palla che a volte facciamo fatica, però credo che ultimamente stiamo provando a farlo abbastanza bene. Max? Sì, Mila, puoi chiedere se col passare del tempo, con gli anni, ormai ha 35 anni, però sembra ancora un ragazzino, però se è cambiato il suo modo di vedere calcio nell'arco del tempo, se è cambiato, perché è chiaro che adesso gestisce la palla molto meglio ed è un piacere vederlo. Grazie. Sì, ovviamente con il passare degli anni uno riesce a capire meglio il gioco e a farsi trovare nei posti giusti, nei momenti giusti. Credo che questa l'esperienza te lo dà e credo di averlo a questo punto della mia carriera. Ho sempre provato a dare il mio contributo alla squadra quando sono stato chiamato in causa e sono contento di quello che ho fatto anche io. Grazie Borja, complimenti. Grazie ancora. A voi.